illecito grave, ripetuto e prolungato. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Appello FIGC ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione nel caso plusvalenze, oltre all'inibizione di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e gli altri dirigenti. Nelle 36 pagine delle motivazioni, la CAF spiega che la Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione. Nel merito, è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Per la Corte di Appello ci sono dei nuovi fatti a supportare la tesi della Procura sulla riapertura del processo. Nelle motivazioni si legge: è indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall'articolo 63,1, lett. D. CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatori. La conclusione è quindi categorica. I bilanci della FC Juventus S.P.A., cui Consob si riferisce, semplicemente non sono attendibili. La CAF spiega anche l'aumento della sanzione, passando dal meno 9 della richiesta al meno 15 della sentenza, tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità, che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative, si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale. La Corte ritiene che la Juve abbia commesso illecito, vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. I giudici sono stati perentori nelle considerazioni, parlando di sistema fraudolento in partenza, ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo, come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale, è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza, quantomeno sul piano sportivo, che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. La CAF aggiunge: diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo a penna le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell'operazione compiuta, evidenze contenute nel file N. 733.488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino. Elencate poi le circostanze più gravi secondo la Corte, in particolare il famoso libro nero di Fabio Paratici, costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza, e vi si tornerà oltre più diffusamente, che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico.
oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive, nello specifico, dell'art. 4.1 e dell'articolo 31.1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali e le acquisizioni documentali citate dalla Procura federale. Prossimi passi: nelle prossime ore, la Juve presenterà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per un pronunciamento sulla legittimità della sentenza, se vi siano violazioni dei diritti della difesa o vizi di forma o conclamate interpretazioni devianti del codice di giustizia sportiva.